Partiamo per un nuovo progetto che è molto ambizioso, è una barca bellissima, super entusiasmante, molto interessante. Quello che c'è di nuovo soprattutto è il foil di destra, che è un foil a L, e di fatto siamo un po' i primi che cercano di utilizzare un foil con queste caratteristiche in oceano. È un foil che è in grado di far volare la barca in acqua piana. È molto diverso quando poi lo si utilizza in mezzo al mare con le onde, eccetera. Siamo in una fase di ricerca e sviluppo. Sicuramente ci saranno da cambiare molti dettagli, che con un po' di fortuna riusciremo a metterlo a punto anche per navigare in oceano, e quindi magari questo negli anni futuri sarà un grande vantaggio. Ma è interessante perché è nato in un luogo dove si sta costruendo il futuro, che è proprio la Silicon Valley. E parlando con Giovanni una sera di quello che poteva essere un nuovo libro da scrivere per lui nella vela, l'idea era quella di scrivere questa nuova avventura non solo come agonismo, ma anche come una nuova avventura legata al futuro della vela. È da lì che è venuto fuori l'idea di esplorare come erano i multiscafi e come era l'evoluzione della vela con questa tecnologia che viene dall'aeronautica e che permette alle barche a vele di essere delle barche che volano sul mare. Se uno guarda la nuova Levante, che riesce a essere molto innovativa e rimanere elegante, anche questa barca qui è una barca molto innovativa, però allo stesso tempo anche una forma estetica e un modo di funzionare molto, molto bello.